cari uomini di scienza, che molto criticherete me affermando che io sono un sempliciotto, state ben attenti che i sempliciotti siete voi. Infatti voi partite dal ritenere vero tutto quello che vedete nel suo accadere. Chi ha detto che sia vero? Chi ha detto che vedendo il divenire e avendo una prova di una possibile replica del divenire attraverso la successiva visione dei singoli fotogrammi di un film, quello che stiamo vedendo noi non sia la stessa cosa, ossia il trascorrere da una situazione a un'altra, laddove esistano tutte e non solo una che diventa quella successiva? Voi ponete in atto il divenire e su questa ipotesi, che prendete per buona, costruite poi tutto il vostro credo scientifico. Ma se questo divenire appartiene solo all'apparire di un essere che è distinto in tutti i suoi frammenti, tutti presenti come tutti i momenti di un unico progetto, se questo è ciò che è vero e dunque il divenire non esiste, vi rendete conto che voi, raccontando di un'azione che ne determina un'altra, siete davvero molto ingenui? Come se voi credeste che un fotogramma ne genera un altro. Esistono tutti e due. Esiste perfino un cartone animato che, mostrandovi dei fotogrammi che sono costruiti tutti quanti dall'intelligenza dell'uomo, evidenziano lo stesso apparente divenire di un film. Ecco, io non sto facendo come voi, io sto partendo nella mia disciplina proprio dai principi fondamentali. Io sto esaminando addirittura la relazione tra l'essere e il non essere e arrivo a dire che, essendo opposti tra loro e interattivi, la verità assoluta è uno, ossia il prodotto tra gli opposti, e che esiste sia nella sua sintesi 1, sia nella sua sintesi tra il più 1 e il meno 1. Io dico proprio che era vero il principio comunicato da Gesù Cristo, che voi avete criticato credendo che Gesù fosse un visionario. No, la verità di Gesù è proprio quella fondamentale, a cui si deve rifare addirittura la relatività generale di Einstein, quando togliamo di mezzo quelli che per Einstein furono dei preconcetti. Sì, energia è un preconcetto. Chi dice che questa energia sia vera o non sia proprio una forma introdotta come concetto dalla mente umana? Se noi uomini, con i nostri 5 sensi, creiamo tutta la visione del mondo qualitativa, perché mai non arrivate a sospettare che ogni qualità del mondo sia un prodotto della mente umana? Vedete, voi date per assodate certe condizioni senza averle prima verificate. I veri sempliciotti siete voi. Einstein ha dato per assodato l'energia, la massa, il ciclo intero della massa, ma possiamo farli rientrare nella loro pura essenza, riconducendoli a quel ciclo a cui ricorsero i veri relativisti nel passato, cioè gli illuministi dell'Accademia francese, quando dissero: dobbiamo creare un sistema in cui ogni unità della fisica esista in un ciclo di 10 unità. Ecco,
fu definito in termini quantitativi un essere fondamentale, a cui poi fu ricondotta la massa e ogni possibile unità della fisica. Questo è uno scienziato che comincia dal principio. Non lo è Einstein, quando, senza cominciare dal principio di un ciclo, lui si rivolge all'unità della massa, invece che all'unità di ogni cosa. E allora non arriva a riconoscere che ci deve essere l'esistenza anche del ciclo, come tutta l'espansione di quella massa. Ecco, io comincio dal principio, ossia addirittura dalla relazione, dalla interazione tra l'essere e non essere, che determina il nostro modo di vedere un qualunque cosa che esista come uno, enucleando da questo uno quello che non è e comprendendovi invece quello che è. Io sono ordinato, ma correrò il rischio di sembrare io il sempliciotto a voi sempliciotti. Abbiate pazienza, il tempo è galantuomo e alla fine farà giustizia tra me e voi.